Questo combo in 3, 2, 1, go! Sono già caduto, Cristo santo, Cristo. Non vedo niente, Cristo. 200 all'ora, Cristo, Cristo, Cristo! Perché sono caduto come un pollo, Christopher? No, una banana, Cristo! Il tasto, Cristo, guarda quello c'ha il guscio dietro. Facciamo partire Mario Kart. Ciao carissimi, bentornati, benvoluti. Siamo qui, come dice qui dietro di me appunto, su Mario Kart 8 Deluxe. Da scuola, I'm talking about Mario Kart, non ce la faccio a fare la voce sua. Mario Kart, e questo è il vostro carissimo Electric. Allora, so che già mi arrabbierò, mi incazzerò proprio. So come andrà a finire, ma oggi voglio fare un'altra corsa a 200, ok? Come l'ultima volta, solo un trofeo sono riuscito a prendere al 200 con 4 volte. Cioè sono arrivato 4 volte primo. Quando tu arrivi 4 volte primo, ottieni il trofeo 3 stelline, come potete vedere qua sotto. Trofeo guscio 3 stelline. Quando vinci comunque il torneo, ma non vinci sempre per primo, non te lo dà il 3 stelline. Io voglio il 3 stelline, quindi ecco perché mi arrabbierò. Oggi andiamo a provare il telefono che squilla adesso. Cristo. Pronto. Che chiamata infinita. Ho sprecato 8 minuti di chiamata e di registrazione, quindi. Stavo dicendo, non mi ricordo più. Stavo facendo il trofeo Triforce a velocità 200, che l'ultima volta è andata malissimo. Vi ricordate la Cristo Combo? È avvenuto proprio in quel trofeo. Pronti? Miniera d'oro di Wario. Non so che posto sia, né a che gioco sia riferito. Non ho giocato a molti giochi di Wario, però forse dovrei recuperarli in qualche modo. Sono un po'... un macello quei giochi lì. Mamma mia, questa pista è un macello. Allora, nei trofei 200, ma in realtà anche nei 250. Oh, bici, sono già caduto. Cristo santo, Cristo. Cristo, Cristo. Ah, nei trofei 200, ma già anche nei 150. Che succede? Che tu puoi mantenere la prima posizione fino... oh, guarda, questa mi ha inculata tutto, questa zozza. Puoi mantenere la prima posizione fino alla cacchio di fine. Poi tutti scaricano su di te in modo violento tutto quello che hanno raccolto nell'arco di due giri. Quindi tutte le armi, tutti i gusci, tutto lo schifo te lo lanciano nell'ultimo giro, sti zozzi. Guardate questo! Primo! Incredibile! Non posso sbagliare ora! Beaches everywhere! Ok, ho un'ottima arma di difesa, che è questo trombone qui. Se riesco a mantenerlo fino alla fine, cosa molto difficile, dovrei riuscire a proteggermi anche dal guscio blu, che è il più pericoloso, the most dangerous. Ok, inizia l'ultimo giro. Si può fare, signori. Tranquilli, basta mantenere la calma, Ehi, calma. No! Non adesso! Beaches everywhere! No, non si fa. Cristo, stanno tutti qua davanti a me. Posso farcela, sono già primo. Di nuovo? Non vedo niente! Maledetto inchiostero! Oh, cribbio! Non vedo niente, Cristo. Non vedo... oh, stanno proprio dietro di me. Eccolo! Primo! That's what I'm talking about! Bene. Mi stanno già facendo male le mani. Sono troppo teso durante questi trofei. 200 all'ora, Cristo. Cristo. Pista arcobaleno, fantastico. Però questa è la pista arcobaleno che deriva dal Super Nintendo, da uno dei primi Mario Kart, se non dal primo in assoluto. Quindi è abbastanza basilare, facilissimo cadere. Perché no? Perché non fare una pista senza... cioè, con il nulla intorno. Guarda qua quanto mi tocca frenare ogni volta. Wow, beaches everywhere. Oh, sono caduto. Cristo. Allora, mo vi famo... ve fo vedere io come si gioca, guarda un po'. Se te tiro un guscio, te chiappo. Beaches. Perché sono caduto come un pollo, Christopher? Sto guscio è inutile qua. Pam, via. Ehi, ma tu da dove arrivi? Ehi, mamma mia, Cristo, non cadere un'altra volta. No, una banana, Cristo. Le banane sono proprio il... la cosa... ma che cazzo fai? Mamma mia, decimo. Mai successa una roba simile. Adesso devo caricare come un dannato. Carica. Ok, ci sono. Troppe curve. Oh, sono terzo, sono primo. Ma com'è successo? Non lo so, giuro che non lo so. È una stella, mi sto portando dietro una stella che mi proteggerà in quest'ultimo giro. Perché è così che funziona. No! Troppo lungo. Cristoforo Colombolo. Stavo correndo troppo, si vede. Sono ancora primo perché si vede che avevo lasciato un po' di scarto. Ah, come non detto, non sono più primo. No, dove vai? Che Cristo fai? Eravamo arrivati.
Eravamo arrivati. Primo, secondo. Cristo, no. Secondo, no. Oh, oh, oh. Oddio, sono ancora primo nella classifica generale, ma... questa non è una vittoria. Fatemi bere per dimenticare questo succo d'arancia. Senz'altro sto almeno imparando i percorsi, i circuiti. Oh, oh, questo c'ha... questo è, suppongo che sia un po' un macello questo circuito. Oh, non vuole colpire. Levati dal cacchio. Mamma mia, sto percorso pure. Sono primo. Quando è successo? Manco me ne sono accorto, pensa. No, non mi colpire in aria. Cristoforo. Ah, questo mi sembra un po' più fattibile di quello di prima, come circuito. Nel senso che qui non si casca ogni possibile occasione. Ok, una banana e la utilizzerò in posizione di difesa, così come si fa con le carte di Yu-Gi-Oh! No, quello blu, Cristoforo. Non quello blu, non qui mentre che sto volando. Cristoforo. Praticamente se tu tieni premuto il tasto... Cristo, guarda quello, c'ha il guscio dietro. Io lo sapevo che mi nervosivo in una gara a 200. Io lo sapevo, sono quarto dell'ultimo giro. Cristoforo, quello... ma perché mi sparano adesso? Ma tu guarda, te piace. 2-7 colpi. Maledetti bastardi luridi. Sono quinto e siamo all'ultimo giro. Oh no 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 no. Ho la pianta. Sono primo, quando è successo? Sono primo, quando è successo? Oh Cristoforo, non mi colpire adesso. No. La gioia. Grazie, grazie a tutti. Grazie, è stato un piacere avervi qui con me. E abbiamo soltanto un'ultima gara nel castello di Hyrule, o Irule, come spesso lo pronunciano qui in Italia. Non prenderemo il trofeo con 3 stelline, ma quello sarà per un'altra volta. Circuito di Hyrule. Questo è il castello di Zelda, hai capito? Qui si entra dentro il castello di Zelda. E invece che le monete ci sono le rupie. Ah, non so se mi spiego. Questa è una roba, oh, che proprio può cambiare le sorti della vita. Io non ho preso il coso, vabbè. Cristo! Quello adesso c'ha una banana lì pronta tutta per me. Quello zozzo che non è altro, ecco, l'ho lasciata lì per aria. Dai! Allora, secondo. Dai! No! Perché mi colpiscono sti zozzi? C'ha queste curve troppo acute sto castello, sto percorso. Bisogna frenare troppo. Che gusto c'è nel frenare così tanto? Wow wow wow, frena, frena compa. Dai 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 dai. Vedete quanto cacchio tocca frenare qui, oh. Guarda, e poi vado a sbattere. Poi chiappo le banane io. Chiappo le banane io, Cristoforo. Guarda questo, mi spara le fiamme. Guarda la gente che spara qui. Ma come si fa a arrivare primo in un circuito del genere? Io non lo so. Wow, quello mi ha sparato all'indietro, quello zozzo lurido. Ma no! No! Oh, devo almeno vincerlo il trofeo. Non dico adesso arrivare primo, ma almeno vincerlo. Sono primo per qualche strano, raro motivo. Wow, passa sull'erba, incredibile. Una scorciatoia praticamente, senza volerlo. Oh, mi stanno fa male le dita. Cristoforo! Via! Primo! Ah, brindiamo gli dei. E a Cristo. Ah, nei 57 punti. Solo una volta sono arrivato secondo. Vai ai risultati, potevo prendere. Cioè io potevo prendere 3 stelle. Invece no, niente 3 stelle per me. Non oggi. Hai raccolto 1400 monete, è stato sbloccato un nuovo pezzo di azione del tuo veicolo. Andiamo un po' a vedere che ho sbloccato. Non sia mai che ho sbloccato la moto di Link che tanto vorrei, ma non me la danno. Delle ruote. Delle stupide ruote di tessuto, tra l'altro. Riproverò con queste ruote questo stesso trofeo Triforza. E vediamo chi è un vero uomo. Voglio portare a casa il trofeo 3 stelle. E lo farò, prima corsa. No, una banana, Cristoforo! Pure il tuono sulla testa. Ma te piace un colpo a te, a tua mamma, a tutti quanti. Ho lasciato un bel po' di terreno tra me e il secondo posto, comunque sia. Proprio perché ormai conosco bene questo tragitto. Ho imparato qualche scorciatoia, per fortuna. Una è la seguente, ti devi buttare di qua. E qui ci stanno delle cose che insomma ti fanno andare un po' più veloce. Ti fanno guadagnare un sacco di terreno. Ultimo giro, ma ce l'ho dietro di me loro, lo so. Ecco, iniziano a sparare cose. Vai, fa che non mi succeda niente in quest'ultimo giro. E primo. Ottimo, la prima è fatta. Andiamo avanti. Seconda corsa, pista arcobaleno del Super Nintendo. 3, 2, inizio a accelerare per partire col razzo. Oh, quello è partito più forte di me. Bastardo zozzo maledetto, non sei altro di un King Kong. Cristo, Link, frena! Frena, Cristo! È proprio difficile frenare. Stanno queste curve a U che quando arrivi a 200 all'ora è un macello. Ok, primo giro, primi. Secondo giro, ancora primi. Ho staccato parecchio terreno al secondo.
No, quello blu no! Guarda, sono stato colpito 3 volte! 3 volte da 3 cose! Cristo! Ma è normale questa cosa, meno male che ho lasciato un bel po' di terreno tra me e il secondo posto. Un bel po' di distacco. Quindi posso ancora tranquillamente arrivare primo? Ultimo giro, primo! Bam! Da 40 km, bam! Prossima corsa, andiamo! Andiamo! Ce la farà il nostro eroe a prendere il trofeo con 3 stelle? A 200? Sì, io dominerò. 3, 2, inizio a accelerare per partire col razzo e ci parto. Ecco, già va malissimo, già inizio a sbattere quella. Ok, primo giro, primo, proprio all'ultimo, sono diventato primo. Questo mi sta sparando cose, fantastico. Non mi ha preso. Eccolo, il guscio blu maledetto, Cristoforo. Meno male che me l'ho tenuto un fungo per accelerare immediatamente in caso di distruzione. E sono appena andato a sbattere con un bamboccio, quindi ho perso quel poco di vantaggio che avevo. Ma che cacchio mi ha sparato? Cristo, non si fa. Spara gli all'ultimo. Sì, sì, e porta a casa il primo posto. Oh mio Dio, 3 primi posti. Guardate, è proprio qui che stavo per perdere, ma lancio il guscio all'ultimo, lo colpisce, dov'è? Eccolo lì. Oh cacchio, figa. Ah, stavo per vincere. Invece Link che esulta, gioisce per la vittoria. Sì, all'ultimo, prossima corsa, andiamo. Wow, se arrivo secondo qui, mamma mia. 3 volte primo di fila, andiamo. Andiamo. Guarda che se mi sparano come i citrulli. Cristoforo. Oh no, non mi colpire. Lo sapevo. Wow, dove cacchio sono finito? Guarda te, 6º, Cristoforo Colombo. 5º, Cristo. 2º, c'è solo King Kong da... Oh, mi ha sparato all'indietro, sto maledetto, caramba. Sto maledetto. Sto zozzo maledetto, ma io dico, guarda. Oh, la spada! Wow, da Swaram Tokirba! Da Swaram Tokirba! Ok, hanno sparato il guscio blu che prende King Kong e non me! Fantastico! Allora, ho un affare per accelerare che potrei utilizzare proprio all'ultimo. Per sicurezza, ecco, mi stanno per colpire, non sono stato colpito. Tranquillo, tranquillo qua. Oh, non vedo! Sono andato in mezzo all'erba, ma va bene, è stata una scorciatoia. Dai, mantieni questa prima posizione, compà. Mantienila che sei arrivato! Mantienila! Sì! Cristo! Mamma! Mamma! Oh, ma! Sei fiera di me! Ah! Sei fiera di tuo figlio! Non c'è mia madre comunque, sto in ufficio. Oh, sta suonando qualcuno. Che cazzo suona oggi? Eccoli i momenti salienti, io purtroppo mi sono alzato. Ah, ecco, questa è stata la grande vittoria che abbiamo visto prima. Il guscio alla fine! Pam! E la vittoria. Meritatissima. Congratulazioni, 3 stelle. Oh, a 200. Hai raccolto 4.000. Sì, 4.000, ma che sto a leggere? 1.450 monete, quindi ho sbloccato un altro veicolo. È che stiamo a scherzare. Ah, è un... Che cosa sarà? È un ombrello. Ah, magnifico. Ci fa niente con l'ombrello io. Questo è quanto per questa volta. Spero che vi siate divertiti. Insomma, è difficile non divertirsi qua quando si vincono i trofei 200 per 4 volte primo. 3 stelle, cioè... Che dire. Se quindi vi è piaciuto, beh, non scordarti, o non scordatevi di mostrare un bel po' di amore al pulsante qui sotto forma di pollice in su. E questo era Electric. Era tanto che non lo facevo.